sono nato in un paesino vicino alla città del Tricolore, che è Reggio Emilia. Così abbiamo fatto un po' di, anche di cultura. Il Tricolore è nato a Reggio Emilia. Da abbastanza giovane sono venuto giù a Modena, e là ho vissuto per oltre 30 anni e poi sono venuto a Monterotondo. E da questo momento, da quando sono arrivato a Monterotondo, il mio racconto si identifica con la grafica Campioli. Praticamente sono la stessa cosa. Io e la grafica Campioli, che è una galleria d'arte, oggi un'associazione culturale, non c'è artista di Monterotondo, credo, non sono sicuro, ma credo che non sia passato, che non abbia avuto diciamo una spinta, che non sia passato attraverso la grafica Campioli. Ancora oggi, dopo 42 anni, 650 manifestazioni, questi sono numeri che spaventano un po' e fanno pensare che siano bugie. E invece sono verità, basta andare a vedere in internet. È l'imbarazzo della scelta. Allora, il libricino parte con una copertina. La copertina è una mia opera che ho chiamato, cioè, intitolata Universo, e da quel momento in poi l'ho scelta sempre come logo per tutte le mie cose. L'universo perché mi sono reso conto che la Terra mi stava un po' stretta per la mia fantasia, per le mie cose, sono andato a finire nell'universo. Ho un nome d'arte, Mitia, che sarebbe il diminutivo di Dimitri, e poi ha un Mitia sembra un nome da donna, il che mi faceva immensamente piacere creare dell'ambiguità nell'ambiente. Una cosa che troverete è il manifesto di Mitia, cioè sarebbe il manifesto della mia visione dell'arte. Ci vuoi leggere un pezzo? Un pezzo? Anche tutto. Va bene, vediamo un po'. Scusate, costruisco da anni con materiali riciclati totem ritenuti interessanti anche dai critici più esigenti. Dopo alcune esposizioni pubbliche alle quali non è mancato il successo, ho deciso di liberarli, riservandomi la paternità. Liberarli vuol dire che li ho abbandonati in giro. Due cose che mi contraddistinguono sono sicuramente il riciclo, cioè riciclare le cose. Io riciclo, oggi è diventata una moda, ma riciclo da oltre 50 anni. Riciclo dei manoscritti originali dell'Ottocento. Che devo dire? Mi piace da morire il mio lavoro di gallerista, che ormai è chiaro che il lavoro di gallerista e quello di artista sono la stessa cosa, ma per me allestire una mostra di un altro artista vuol dire metterci tutta l'anima, tutto quello che possiedo per soddisfare non tanto lui quanto la mostra stessa, perché quello che conta è l'arte. E da quando è arrivato qui lei ha notato delle differenze tra i vecchi abitanti e i nuovi? Io a Monterotondo sono stato accettato in un modo straordinario, questo non l'ho mai capito il perché, ma l'hanno fatto loro è appena arrivato, dopo poco, ho avuto la fortuna di essere eletto addirittura consigliere comunale, poi addirittura capogruppo. Ripeto, sono meriti che io sinceramente non mi riconosco, ma mi ha fatto molto piacere, perché per uno straniero, perché tale ero io, venuto giù, avere dei riconoscimenti di questo tipo qua sicuramente fa molto, ma molto piacere. Spero di avergli reso qualcosa. Questo sì, questo spero. E l'ultima domanda, se comunque lei ha un ricordo e che si porta nel cuore dal momento che è arrivato qui a Monterotondo? Un ricordo particolare. Allora, vi racconto questo perché penso che valga la pena. Il ricordo particolare è questo, che parlavo in dialetto sull'autobus da solo, perché trovavo che mi legava alla mia terra, il dialetto mi legava alla mia terra, quindi ecco, l'unico ricordo che ho è quando andavo in autobus che parlavo in dialetto dicendo tutto quello che mi pareva, perché ero convinto che non mi capissero.
E in effetti mi pare che non ci sia stato nessuno che mi ha menato, per cui è andata bene così, via.